Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati nell'azienda agricola Robbimello 81. Qua ragazzi ho piantato un po' di alberetti, qua ho tagliato tutti gli alberi e ho spianato tutta sta zona, ragazzi, perché? Perché ci vado ad aprire un piccolo agriturismo, quindi apro ufficialmente l'agriturismo Robbimello 81. Questa puntata, ragazzi, infatti sarà particolare, non faremo lavorazioni di campo, ma andremo appunto a costruire, che è a modo sega, a costruire l'agriturismo Robbimello 81 tramite appunto quello che il gioco ci permette di fare, tramite l'editing di gioco. Questo, ragazzi, è tutto il terreno, qui uguale era pieno di piante, vedete, ho tagliato tutto, qua ci ho fatto una bella officina, ma questa ancora è comunque la parte zootecnica, no? La mia azienda, praticamente tu entri, ci sono tutti i vari capannoni, poi c'è la stalla dei cavalli, poi c'è la stalla delle mucche, trincee, cose varie, galline, e qua ci voglio costruire appunto l'agriturismo. Io avevo pensato di fare una bella entrata qua, però qua spiana un po' troppo, quindi io direi di spianare qua, raga, e di fare una bella entrata qua. Allora, vediamo se ce la facciamo a spianare il tutto. Spianiamo, raga, spianiamo piano piano, smussiamo e spianiamo, raga, proprio alla romana, smussiamo e spianiamo. Ok, io vi consiglio sempre di livellare, cioè come si chiama, no, il tasto quello lì per livellare, perché se no fate i casini con gli altri tasti, abbassa, sbassa, quelle cose lì. Allora, io direi di fare qua l'entrata del nostro bellissimo agriturismo, raga, agriturismo. Adesso tanti soldi ce l'abbiamo, quindi ci possiamo permettere di sbizzarrirci un po'. Allora, innanzitutto, beh, comunque un agriturismo, direi, allora facciamo una cosa, portiamoci un attimo, lo so, esco un attimo, ci portiamo il pick up, ragazzi, così ci regoliamo se la strada è fatta bene, se è fatta male, se è troppo ripida. Io vi do una questo consiglio anche a voi, cioè di usare il pick up per darvi un'idea di com'è la strada. Allora, vediamo un po'. Beh, oddio, mi pare che vada bene. Sto capanno qui purtroppo non si può togliere, fa parte del gioco, quindi purtroppo ce lo teniamo. Ma sì, dai, forse da spianare un po' qui, ragazzi. Forse è da spianare un pochettino più qua. Ok, così. Perfetto, spianiamo un po', spianiamo un pochettino e poi in modo che, capito raga, in modo che, ok, rivediamo un po', andiamo in su. Beh dai, una salitella ci sta in un agriturismo, l'agriturismo, insomma, un po' di salitella ce può pure sta, dai, ok. Perfetto ragazzi, perfetto così. Allora, facciamo a questo punto la nostra stradina. Vediamo, la facciamo di ghiaietta, perché appunto un agriturismo che si rispetti ci deve avere la stradina di ghiaietta. No, che ho fatto? L'ho fatta d'asfalto? No, voglio la ghiaietta. Ecco così, la ghiaietta agrituristica. Ok, così, bella stradina tutta agrituristica. Questo è il capanno, lo lasciamo. Ok ragazzi, perfetto. Perfetto, ci concentriamo ovviamente un pezzo per volta. Allora, varie, questi sono i vari posizionabili che si trovano in giro per PC, qualcuno c'è anche per console, ma non tutti, maggiormente so per PC. Allora, ho sbagliato, devo una su decorazione. Allora, vediamo un po', allora, innanzitutto, ovviamente, azienda agricola Robbimello 81, è questo ragazzi, ci sta sempre. Eccolo qua, azienda agricola Robbimello 81, qui c'è il capannetto. Ok, che ci possiamo mettere qua all'inizio? Un muro? No, perché metteci il muro? Ci volevo mettere il muro, raga, come sarà il muro? Sarà troppo brutto il muro? O ci mettiamo una staccionata? Vediamo un po', o una staccionata? La staccionata è più carina, secondo me. La staccionata, raga, è più carina, secondo me. Ok, allora, vediamo. Ah, beh, questo è il paletto è buggato, sta staccionata qui, quindi il paletto non funziona.
Vediamo un po' se dov'è l'uccello lì in mezzo alla strada. Uccello, vai via da mezza strada. Allora, vediamo se me spiana, però non lo so se me spiana. Me spianerà, raga, così vediamo un po', speriamo di non far danni, speriamo di non far danni. Andiamo un po' a vedere. Non credo che ho fatto i danni, raga. Ok, dai, ma ha invaso un po' la strada, ma quella adesso lo metto a posto. Dai, dai, va bene, raga, dai, va bene. Va bene, va bene, dai, va bene. Ok. Adesso quella la spianiamo un po', facciamo così. Come sempre con il tasto livella. Così. Non livella, smussa, una cosa del genere, ma non mi ricordo. Vabbè, avete capito comunque, dai, avete capito qual è la funzione che dovete usare. Ok, perfettissimo. Perfetti, perché non dobbiamo andare a rompere le scatoline sul piano stradale, se no il sindaco ci dice, che fai Robby Mel? Sconfini? Sconfini Robby Mel? Ok, non possiamo andare su strada. A posto così, perfetto ragazzi, siamo rientrati, ok, poi qui facciamo ovviamente che si entra. Io adesso ci metterei un alberetto di decorazione, però non un albero grosso, l'alberetto questo, diciamo, ecco questo qua, questo più bellino così, ecco, da decorazione, uno qua, no, troppo vicini, uno qui, uno qua, perfetto. Ok, decoriamo un po' l'entrata, no, qui no, ok, perfetto. Qui ci mettiamo uguale un altro alberello per decorazione, che è pure bellino. Qua che ci mettiamo, raga, da parte di qua, vediamo un po', un'altra staccionatella, ragazzi, ma dopo ci entrano i trattori qua, non lo so, se c'entra, cioè i trattori, ci devono entrare i mezzi dei clienti, tanto non è che ci devono entrare i trattori, io li faccio entrare di là, mo non so se qua però, vedete, sto troppo in mezzo, no, perché però ho paura che faccio i danni, raga, ho paura che faccio i danni, quindi lasciamo perdere, ci mettiamo un cespuglio, vediamo un po' con cespuglio se va meglio, vediamo se va meglio con un mega cespuglio grosso, no, non mi piace, raga, alberetto piccolino, patatino, l'alberetto patatino, che carino, l'alberetto patatino. Dai, ci metto l'alberetti patatini, raga. Guarda, ci metto tutti alberetti patatini. Ecco, così. Tutti alberetti patatini, guarda, che carini, che accompagnano appunto il cliente all'interno del nostro fantastico agriturismo. Tiè, gli alberetti patatini, tu entri qua, ragazzi, entri qua. E ci abbiamo appunto l'agriturismo Robby Mel 81. Ok, perfetto. Perfettissimo. Un po' stortino lì, ma sti cavoli, dai. Tanto voglio dire, la strada è dritta, non rompe le scatolette, vedete? Ok, sta fuori strada. Ok, perfetto. Oh, adesso dobbiamo fare l'interno. L'interno, ragazzi, lo facciamo vediamo, capanne. Beh, che ci famo con le capanne? No, non ci servono le capanne. Allora, all'interno, ragazzi, noi ci mettiamo granaio, no, garage della fattoria, no. Qui ci dobbiamo mettere innanzitutto gli uffici, questi sono gli uffici dell'agriturismo. C'è bed and breakfast qua, tutto quanto, capito? Il bed and breakfast, qui ci mettiamo gli uffici, dai, gli uffici. Ok, gli uffici li mettiamo qua così, li abbiamo messi bene, perfetto. Poi ci mettiamo, gli uffici adesso bisogna ovviamente dipingere. Come li famo sti uffici, se no? Ok, mica potevamo fare sopra l'erba gli uffici. Allora, così, facciamo tutta ghiaietta. Mamma mia, ragazzi, quanto è difficile usare l'editor quando avete già messo un posizionabile che praticamente il mouse aveva, il pallino aveva da una parte, ma la texture aveva da un'altra. Ok, perfetto, così, stai tranzollo. Ok, raga, abbiamo fatto tutta la prima zona, perfetto, ci sta, ragazzi, ci sta.
questo è l'ufficetto, ci sta la ghiaia. Adesso facciamo le parti un po' più residenziali, e qui ragazzi bisogna asfaltare, non ci stanno cavoli, bisogna asfaltare. Lasciamo però un po' d'erba, adesso vi spiego perché. Qua adesso asfaltiamo tutto, roviniamo la campagna con l'asfalto. Ok ragazzi, qui ci mettiamo la zona un po' più residenziale, qui ci mettiamo appunto vediamo se c'è fattorie. Ok, allora no, io non volevo le case, volevo ci sono dei punti, dei posizionabili che sono questi qui, mi pare, che io avevo scaricato e ti davano dei soldi. Eccolo qua, passive, ti danno, questo ti dà 60 euro all'ora, perfetto. Vediamo se ce n'ho altri. No, ok, vanno bene questi qua. Allora, guardate che vi fa Robertino vostro. Qui vi mette queste qua, che praticamente, ragazzi, sono casette che mi danno 60 euro all'ora. 60 euro all'ora, quindi teoricamente è come se fossero affittate, raga, affittate. Quindi iniziamo a posizionare le stanzette del bed and breakfast, perché qui faccio agriturismo, ristorante, bed and breakfast. Quindi ragazzi, voglio dire, sto investendo molto, ma mi auguro di guadagnare molto, ragazzi. Allora, così, perfetto. E così, ok ragazzi, quattro belle casette con altre stanze, ognuna chissà quante stanze ci avrà, ci avrà 3-4 stanze. E ne metto un'altra pure qua, guarda, bando alle... No, lì sapete che ci metto? Mo' ve lo faccio vedere io. Lì ci metto, ragazzi, oddio, c'era, non mi ricordo più dove stanno. Ok ragazzi, lì ci metto. Ok, ci metto, no aspetta, tanto qua ci facciamo, ah, ecco, anzi facciamo una cosa, madosca ragazzi quante idee mi vengono in mente, facciamo una cosa, qui ci mettiamo ci rimetto l'erba, perché qua ci faccio una zona picnic carina, così i miei amici qua mangiano, i miei clienti varie. Ok, qui ragazzi li mettiamo un po' di cibarie, aspetta, decorazione, ci mettiamo un bel grill ragazzi per cuocere la ciccia. Ok, gli mettiamo un grill qua, un grill, voglio dire, qualche grill in più bisogna metterlo, un grill qua e un grill qua ragazzi. E qua ci mettiamo i bei tavolinozzi per magnà, uno, due, non so se però è bello con l'erba alta così, però sì, dai, nell'area picnic ragazzi c'è l'erba alta, perché no? E tre, poi sei, ok, l'area picnic, ci mettiamo anche qualche bel parasoletto, guardate che carino, che carino ragazzi, che sta a venire il mio bed braille, ecco, vabbè, questa cosa qua. Poi ci vogliamo mettere i muri qua a dividere l'area picnic, vai, ci mettiamo i muri raga, ci mettiamo i muri così, fatemi vedere se sto orizzontale, oh no, però sono brutti i muri, sono freddi, mettiamoci staccionate raga, ci mettiamo queste staccionatine qua, oh un momentino, queste le modding welt che non spianano, così non fammi danni, però io, raga, mi tocca, non vedo niente. Allora, andiamo un attimo su. Allora, questa ragazzi è la zona, questo è il ristorante praticamente, no, questi abbiamo detto che sono gli uffici, gli ufficetti, quindi questo è l'ufficetto, ecco, da qua si entra, questo è l'ufficetto, certo l'ho messo storto, lo dovrei mettere dritto, non si può guardare l'ufficio storto, ma lo metto bene. Questa è un po' di zonetta erbosa così, anzi qua mettiamoci l'erba che vedo che non cresce e non va bene. Ok, di nuovo erba. Allora un attimo raga, che non è facile. Allora qui ci rimettiamo l'erba, ok, così cresce l'erba pure qua, ok perfetto. Ok, facciamo crescere tutta l'erba in fascio. Poi abbiamo detto decorazione, una bella staccionatina, c'è sta tutta la staccionatina,
Ok, io adesso spero di riuscire a fare le cosine dritte. Così. Ci sto, raga? Ci sto, raga? Ok, così ci dovrei sta. Vai, Robby, ci stai. Vai, Robby, vai, Robby. Allora, vediamo qui. Ci sto? Ho messo dritto? Mamma mia, raga. Quanto cacchio ci posso capire? Quanto cacchio ci posso capire? E poi qua. Ok, qua lì entrano ovviamente. Ok, quanto cacchio ci posso capire? E adesso i paletti. Adesso quando mi dicono non bisogna mettere i paletti, e noi li mettiamo. Ok. Ok, un palettino lì, storto, sicuro. No, l'ho messo bene, che grande Robby Mello. E un altro paletto qui. Perfetto, raga, e questa è l'area picnic. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, mamma mao, mamma mao. Qui, ragazzi, ci mettiamo altro paletto, che simuliamo l'entrata, così facciamo una doppia entrata. Ok. Questa quindi è l'area. Oh, qui ci mettiamo qui ci mettiamo, ragazzi, il gelataio. Un altro gelataio, lo mettiamo qua, così sto gelataio qua vende pure il gelato ai miei clienti. Ovviamente gelato che viene dal latte delle mie mucche, quindi tutto biologico, tutto biologico. Un bel laghetto. Il laghetto do io lo metto? No, il laghetto è troppo grosso, raga. Il laghetto è troppo grosso, non lo posso mettere da nessuna parte. Peccato, peccato. Avrei voluto mettere il laghetto, ma qua il laghetto anche più piccolo è troppo grosso. Che posso mettere? Qualche lampioncino. Beh, de sera, ragazzi, illumina un po' la zona, no? Uno qua, uno nell'area, uno qua sopra all'area picnic, giustamente. Ok, così qua, che non rompe tanto il cavolo. Ok, poi tanto le case sono illuminate di suo. E uno qua sopra qua, ragazzi, per far vedere che insomma qua c'è l'agriturismo. Ok, che de notte qua, ragazzi, bisogna prenderci, perché se non c'è via fai danni. Ok, agriturismo lì, agriturismo là. Un altro lampioncino qui, un altro lampioncino lì. E gli FPS andranno a 2, però chi se ne frega, chi se ne frega, ragazzi. Ok, un altro lampioncino lì. Adesso mi pare che dobbiamo solo fare una cosa. Non mi piace come ho messo il ristorante. Volevo l'ufficio ristorante, insomma, quello è l'agriturismo vero e proprio dove si magna. Però la porta l'ho messa storta. Quindi adesso, raga, purtroppo ci rimetto qualche soldo, ma mi tocca venderlo. Allora, vediamo dove l'ho messo. Eccolo qua. Eccolo qua, venduto, raga, venduto. Adesso ne rimettiamo un altro. Un altro. Dov'è? Che mi danno soldi? Non c'è? No, c'è solo la casa, purtroppo, che mi dà soldi. Vabbè, chi se ne frega, dai. Intanto c'ho le entrate delle case affittate. Ok. Ridatemi il ristorantino. Questo è il ristorantino dove si magna. Oh, ho sbagliato. Ristorantino dove si magna. Dove sta? Porco cane, raga, sono veramente ciecato a volte. Ristorantino dove si magna. Eccolo qua, ragazzi. Però ricordiamo se del girallo stavolta. Ok, questo, ragazzi, è il ristorantino dove si magna, chiamato proprio così. Ristorantino dove si magna, ragazzi. Ok. Poi una cosa importante è appunto il muro qua, perché se no i clienti, raga, mi cascano di sotto, e si sa, far cascare i clienti di sotto, il mio avvocato mi ha detto che insomma non è proprio non so se ci siamo capiti. Ok, aspetta, mi dice che non può essere acquistato lì. Aspetta, vediamo che succede. Ah no, perché deforma il terreno. Sto muro qua deforma il terreno. Maremma bucaiola. No, deforma il terreno, quindi bisogna metterci alla staccionata. Ci mettiamo a staccionata, dai, uguale, tanto questa non deforma, e quindi ci mettiamo sta staccionatina qua. Mettiamo qua, perfetto. Poi no, un po' più su, raga, bisogna stare attenti che
se la mettiamo storta è brutta e fa schifo. Ok, un attimino, cerchiamo di andare dritti. Non è che stiamo proprio dritti, non mi piace, non stiamo proprio dritti, non stiamo ecco così, vediamo un po'. Ok dai, ci può sta, continuiamo. Abbiamo quasi finito, raga, abbiamo quasi finito. Pazientate un altro po', raga, perché non è facile. Ragazzi, voi invece state giocando un po' con l'editor così? Cioè, che fattorie state facendo? Fatemelo sapere nei commenti, che a me mi interessa tantissimo, per me è importantissimo. Sapete che a me mi piace sapere come giocate pure voi. Ok, quello l'ho messo un po' stortino, però chi se ne frega. Qua, raga, ci mettiamo un bel cespugliotto. Un bel cespugliotto, ok, un bel cespugliottino, uno qui, uno qua. Perfetto, uno qui, e così l'utente, il cliente, non va giù di qui. Ok, così, perfetto. Ok, staccionate, cosini. Ok, perfetto, raga, perfetto. Adesso ci sarebbe pure da mettere qualche fiorellino. Uno qua, uno qui, uno qua. Guardate che carino l'azienda di Robby. Tutti i fiorellini bellini. Ok. Raga, abbiamo fatto una cosa spettacolare, spettacolosa. Ok, teoricamente qua c'è tutto il parcheggio per i clienti, sto pezzettino qua, quindi lo lasciamo vuoto. Lasciamo parcheggio clienti, perché tre macchine qua, tre macchine lì, tanto le case non è che sono tantissime, per il momento è piccolino così. Ok ragazzi, ristorante, bed and breakfast, area picnic, ragazzi, vendita gelati, mi pare che l'agriturismo Robby Mel 81, ragazzi, sia al completo. Io adesso mo tra un po' mi mangio un gelato. Fatemi sapere se questo video va divertito, se vi siete divertiti come io mi sono divertito a costruire sta roba. Un attimino che mettiamo subito il pick up in parcheggio, ecco qua ragazzi. Quindi lasciate un like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti voi cosa state costruendo, se state usando queste funzionalità di Farming 19. In descrizione tutti i miei social, il link per comprare i giochini scontati System Gaming, per fare una piccola donazione al canale che ce n'è sempre bisogno, il Discord, ragazzi, il link Discord che adesso è aperto a tutti. E niente, lasciate un like, condividete, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!